la voce che gira è sta, cioè fai un anno, poi l'anno dopo no, succede? Non c'è, non c'è. Allora qui bisogna decidere. È andato l'attivio. Diventa negativa se fai la figura di me. Sei sicuro? Sì, sì, sono sicuro. Benissimo. Beh, visto dove siamo, sarebbe il caso di dire un taglio netto col passato, invece questo taglio non ci sarà mai perché è canota e ritorno c'era. No, non esiste un taglio netto, prima ho solo dato una spuntata ai capelli. Realizzabile, si possono considerare 3 anni, fino a un po' poi dato che mi piace perdere i piani, però dovremmo lavorare grandi minacce, sicuramente, e dal punto di vista societario, dal punto di vista calcistico, proprio sul campo, una grande immagine, una grande visibilità, c'era la calcistica. Ecco, c'è la vittoria della Serie B e ci sono alcune delusioni, chiamiamo così. Sono più forti sicuramente le emozioni provate nelle vittorie rispetto forse a quelle delle sconfitte. Ma c'è qualcosa in cui magari senti di aver sbagliato, qualcosa che è un rammarico grosso che magari in questo momento non gli dà pace? Sbagliamo tutti, no? Non esiste la perfezione, si sbaglia in qualunque ambito, però posso dire che alla lunga, con gli aspetti positivi, cioè le squadre di europei, alla fine della loro squadra riesce a tirare fuori il massimo delle potenzialità, poi più dimentico le vittorie in me prevalgono invece i momenti difficili, quindi questo mi ricordo, e in questo momento prevale l'amarezza soprattutto, un epilogo che non meritavamo, perché questa amarezza non ci sarebbe se noi non avessimo meritato di essere stremessi dalla fine, perché magari era stato superiore a noi, eccetera. Questo non è avvenuto, allora semplicemente perché una palla rotola di più a sinistra invece che a destra, questo è in cui siamo usciti immediatamente. In un momento in cui da tanto tempo avevamo trovato un filo conduttore importante, e non è che ci sentivamo indietro, ma dentro di noi avevamo la coscienza di capire che potevamo concretizzare e realizzare un obiettivo che sarebbe stato questo. Di questo sono fortissimamente analizzato. È stato infelice e immeritato soprattutto, non perché potevamo raggiungere qualcosa di importante, però resta il fatto che non lasciamo una traccia importante, per cui anche in una sconfitta, in una giornata mala, come quella del giorno più ultimo, da prima, che si potrebbe ripartire con grande forza partigiana, grande programmazione, progettualità. Questo non dipende da me, poi i fatti li conoscete, c'è un momento in cui non c'è una cosa, non c'è forza. Ecco, prima di arrivare a questa cosa, alla situazione societaria attuale, insomma, penso che comunque la prenda in un modo forte, visto che lei è stata visceralmente legata a questa proprietà, io voglio chiederle un'altra cosa. Questo non è un addio, forse, un arrivederci, è un commiato su un percorso che comunque la vista protagonista di solito. Io vorrei un episodio che mette insieme tutto questo percorso triennale della Macerina, qualcosa che finora non è uscito fuori ma che le rimarrà comunque nel cuore. Ma non lo così talmente fredda, andare a percorrere 3 anni di volte difficili da trovare, non lo so, io dico se belle le dimentico, come se appartenessero alla normalità delle cose. Invece delle cose meno belle mi ricordo più spesso, diventano quasi un monito, un pensiero fisso di me per evitare, se magari avevo messo di rumore per evitare di ripetermi, non lo so, ricordo dopo le sonore,
voglio segnare, anche se forse se ci fossimo parlati in quel momento, magari alcune problematiche di vita sarebbero diverse di tanti controlli. Ci darei la lascia, non lascia, lasciato, forse lascerà, è il dubbio che si sta un pochino ponendo in questi giorni di tifoso, la domanda di tifoso. Lei che sensazione ha avuto salutando, andando via anche con un certo rammarico, se vince con le sue parole? Ma la mia sensazione è questa, porto un esempio che esprime tutto. Dopo aver vinto il campionato di C1, c'erano dei tempi ristrettissimi per compiere degli adempimenti, per avere le autorizzazioni, e dall'esterno lui è intervenuto sistemando a tamburo battente tutto per consentire alla squadra di giocare nel modo città, che c'è anche questo problema. Beh, in quel momento ho fatto delle riflessioni, meno male che c'è un presidente così, perché tu dopo 30 anni vai in una categoria importante, solo perché burocraticamente non ci sono i tempi e il territorio non è neanche pronto ad essere competitivo in quella categoria, pensavo, senza una persona così, tutto quello che abbiamo creato non sarebbe stato goduto dalla tifoseria. E questo veramente lo pensavo, lo dico perché lo pensavo veramente, ma non è che si vede, noi abbiamo fatto questo, la gente, tutto quello che è avvenuto ha la possibilità di godere, e qui andiamo a parlare di burocrazia, di tempi per realizzare i tornei, gli adempimenti che si sono fatti di sua iniziativa. E questo, già solo questo, basterebbe solo dire questo e pensavo, meno male che c'è uno così, ma chi lo fa fare? Fare calcio in questo modo? Una grande passione. Adesso ho fatto una scelta diversa. Ma tutti devono avere rispetto per la scelta. Nessuno può pensare di non essere d'accordo, eccetera. Lui le responsabilità le avverte, è il primo di cosa che non ci viene. Io sono convinto che alla lunga prevarrà la sua passione e quindi farà il massimo. Quanto sia questo massimo, non lo so, ma sicuramente farà il massimo. Questo a volte qualcuno si dimentica e fa finta di scherzare o di giocare con i soldi degli altri. Questo non è una cosa. Il telefono già squillato oppure qui da Reggio Calabria dicono che lei ha già messo a punto questa possibilità di lavorare la regina, cioè di dare qualcosa che... Non lo so, io magari fosse così, non lo so. Veramente non lo so, ci sono dei contatti e mi auguro di avere la possibilità di trovare una soluzione dove ci sia una programmazione, dove ci sia la possibilità di lavorare. E poi questa programmazione sia nella categoria, questo è un altro punto di importanza, perché sono progetti e persone serie. Poi è chiaro che soprattutto nell'epoca della globalizzazione, come quella attuale, dove vengono fuori delle cose che diventano quasi delle verità e che poi non hanno nessun fondamento di verità. È chiaro che senza togliere niente a nessuno, se mi dovessi chiamare in materia, cosa che non è mai avvenuta, eppure sembra un dato certo, assoluto, sicuro, non è mai avvenuta manco alla lontana, è chiaro che ci penserei un po', perché insomma io non vado alla ricerca di progetti, di gente seria da poter crescere e che decide di non passare. Le lascio 20 secondi, se vuole più, se vuole meno, per salutare il pubblico a Nocera, perché due Nocera che in un modo o nell'altro l'ha comunque fatta diventare insomma una sorta di icona nella panchina di terza serie e non solo, perché in Serie B la Nocera, come ben diceva prima, comunque al di là della retrocessione ha dato spettacolo quasi sempre. Le lascio la telecamera. Ma mi riesce difficile in 20 secondi, poi non amo tanto la retorica, per cui preferisco dire le cose che sento veramente. E allora sull'affetto e su ciò che mi lega a questo ambiente e soprattutto sulla passione che hanno i nostri tifosi, quello è un
fatto assoluto, indissolubile, sarei in grande difficoltà nel momento in cui dovessi venire qui, mi auguro che non la tenga mai da passare, sarei veramente in difficoltà, un giorno sarei un agnellino, togliendo certamente qualcosa alla squadra che in quel momento potessi allenare, insomma, questo non è una cosa che va bene, perché siamo professionisti, abbiamo dei doveri, sarei in grande difficoltà, già basta questo per capire. Aggiungo solo l'ultima cosa, nel momento in cui c'è delusione, amarezza soprattutto, bisogna sempre fermarsi a riflettere e mai perdere l'identità e mai perdere di vista il concetto e questa grande passione che i nostri tifosi hanno. Quindi evitare gli eccessi, fare prevalere il concetto sono importanti i ruoli, importante l'attaccamento, la mano, io questo gente piange. La parte migliore del sentimento deve prevalere, non la parte peggiore, anche nel momento di amarezza, è un consiglio, è un invito, è di essere stato un po' più. Grazie a Gaetano Verdi, tanto il telefono è squillato, quindi chissà, forse sarà già la regina. Grazie a te.